Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale. Allora, oggi parliamo dello stoicismo. Nel linguaggio comune il termine stoico si riferisce a una persona che dimostra una particolare forza d'animo, una particolare fortezza d'animo nelle situazioni magari difficili della vita. Spesso il termine stoico è però associato anche a una certa apatia, a una certa indifferenza. Filosoficamente lo stoicismo è una scuola che nasce intorno al 300 avanti Cristo e anche nello stoicismo avremo diverse fasi, avremo appunto lo stoicismo greco e poi lo stoicismo romano. Uno tra gli autori più celebri dello stoicismo, che tra l'altro vi consiglio di leggere perché è anche di lettura piuttosto insomma semplice, è Seneca. Ci sono diversi testi, per esempio La brevità della vita, insomma, e tanti altri. Lo stoicismo prende il nome dal portico dipinto in cui Zenone di Cizio, che è appunto il fondatore dello stoicismo, fonda la sua scuola appunto nel 300 avanti Cristo. Siccome portico in greco si dice stoa, da qui appunto il nome di stoicismo. Diciamo che l'ideale principale dello stoico è il dominio sulle passioni. In questo senso sì, l'obiettivo è quello dell'apatia, dell'indifferenza, ma non nel senso che appunto non dobbiamo mai provare emozioni. Io tra l'altro non sarò sempre contraria a questo tipo di visione, anzi credo che le emozioni dobbiamo proprio viverle fino in fondo, ma non dobbiamo lasciarci del tutto appunto sopraffare dalle emozioni. Quindi l'ideale dell'uomo stoico è il dominio sulle passioni che permette il raggiungimento della saggezza. Per gli stoici il nostro compito principale è quello di armonizzarci con la natura, per meglio dire armonizzarci con il logos, con la legge della natura, ovvero con appunto tutto quello che accade, perché secondo gli stoici tutto quello che accade è esattamente tutto quello che deve accadere e secondo gli stoici non sarebbe potuto andare diversamente. Alla base quindi dell'etica stoica sta la fisica stoica, che è una fisica differentemente da quella epicurea non materialista. Alla base della fisica stoica, il concetto fondamentale della fisica stoica è appunto il concetto di logos, quindi il concetto di ordine immutabile, di legge interna, il concetto di appunto ordine perfetto e necessario che governa tutte le cose e fa essere le cose esattamente quelle che sono. Se noi vediamo un fiore bellissimo e ci chiediamo una pianta, un fiore, come mai il fiore si sviluppi proprio in quel modo, formando appunto quei colori, quei disegni? Perché quello è il suo logos, quello è la sua legge interna, quello noi potremmo dire è il suo destino. E è proprio il destino che è proprio il destino, appunto, quindi il termine logos possiamo tradurlo per quanto riguarda gli stoici in molti modi diversi, possiamo tradurlo come Dio, perché poi gli stoici arrivano a parlare del logos effettivamente come Dio. Dio è in tutte le cose, una sorta di panteismo stoico, perché il logos, la legge, c'è in tutte le cose. Quindi logos possiamo tradurlo come Dio, possiamo tradurlo come natura, possiamo tradurlo come destino, come fatto, come provvidenza, poi a seconda delle inclinazioni, sfumature, anche a seconda poi delle credenze personali, a livello appunto di interpretazione attuale del pensiero stoico. Il concetto di destino, di fatto, è interessante e c'è una massima, un proverbio appunto latino, io vabbè lo tradotto in italiano, che è il seguente, mi sembra molto significativo: il fato, il destino, trascina chi si oppone, accompagna chi acconsente. Molto spesso, soprattutto a scuola, soprattutto da ragazzi, appunto nel pieno della loro magari ribellione anche adolescenziale, questa citazione, ma anche in generale il messaggio degli stoici, viene un po' preso come, vabbè, allora che cosa devo fare? Cioè, non fare niente? Cioè, devo accettare passivamente tutto? No, assolutamente. Gli stoici sono tutt'altro che passivi. Per dirvi, gli stoici giustificano il suicidio quando, per esempio, non ci sono le condizioni atte a poter praticare la virtù e la saggezza. Per cui non sono sicuramente
dei pusillanimi. Gli stoici molto spesso, Seneca è uno di questi, partecipano alla vita politica dei loro stati. Ma semplicemente il discorso è che il discorso è proprio quello di cambiare quello che si può cambiare, ma accettare quello che non si può cambiare. E il discorso di accettare quello che non si può cambiare non è sempre così semplice. E soprattutto gli stoici ci fanno riflettere sul fatto che se una cosa accade, un suo senso c'è. Quello è il logos, quello è il suo ordine. Noi sicuramente non lo comprendiamo, potrebbe essere che ne soffriamo, però il senso poi si potrebbe comprendere. Un'interessante teoria stoica è la teoria degli indifferenti, perché secondo gli stoici, dal punto di vista etico, essere bello, essere brutto, essere ricco, essere povero, essere in salute, essere in malattia, essere in vita, essere morto, cioè dal punto di vista stoico tutte queste condizioni o qualità sono indifferenti, dal punto di vista etico sono indifferenti. È chiaro che da altri punti di vista è meglio essere sani che essere malati, meglio essere vivi che essere morti, eccetera. Ma dal punto di vista etico sono indifferenti, perché dal punto di vista etico conta solo quanto noi ci armonizziamo al logos, conta solo quanto noi siamo forti d'animo, conta solo quanto noi siamo saggi, in fin dei conti. Conta quella che oggi viene molto citata, la nostra capacità di resilienza. Quindi non conta tanto che mi sia successa questa cosa piuttosto che un'altra, conta molto di più come io riesco a rispondere a questa cosa magari negativa che mi è successa. Quindi ciò che conta è come io reagisco alle cose, ciò che conta è l'atteggiamento che io ho nei confronti delle cose, anche di quelle che effettivamente a noi sembrano delle catastrofi, delle disgrazie. Tra tutti i filosofi stoici, il mio preferito si chiama Epitteto. Mi piace Epitteto, o Epitteto anche qui a seconda della, appunto, dell'accento alla greca o alla latina, io dico Epitteto. Epitteto è uno schiavo greco che vive appunto in epoca romana, il suo nome significa proprio colui che è stato acquistato. Epitteto passa i primi 30 anni della sua vita in casa di un signore, di un patrizio romano che è molto colto e molto istruito e apprende moltissime cose. Altre poi le impara dalla sua esperienza di vita e quando viene liberato si mette proprio a insegnare la propria, così, quello che ha appreso. Un suo discepolo che si chiama Ariano trascrive gli appunti di queste sorte di lezione, dando vita proprio a un testo che potete acquistare in libreria, si chiama Il Manuale di Epitteto. È un testo che io consiglio tantissimo proprio per la formazione e la crescita personale. Lo consiglio tra l'altro con l'introduzione e il commento di Pierre Hadot, che è appunto un filosofo contemporaneo francese che si è molto interessato alle filosofie antiche in generale e anche della filosofia stoica. Alcune massime di Epitteto mi piacciono molto, vorrei condividerle con voi. La prima è... No, non è questa. La prima è... Bisogna distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Quindi distingui sempre ciò che dipende da te da ciò che non dipende da te. Epitteto ritiene eticamente scorretto stare male per ciò che non dipende da noi. È chiaro che noi dobbiamo fare il massimo in tutte le situazioni, ma questo è scontato. Ma se una cosa non dipende da noi, talvolta non possiamo farci niente, e se dipende da noi, possiamo sicuramente lavorare su di noi, ma anche qui stare male perché magari stare male a posteriori perché è successo qualcosa che è dipeso da noi, anche questo conta poco. Vale molto di più l'anticipazione, vale molto di più la preparazione alla vita, la saggezza, eccetera. Che cosa dipende da noi e che cosa non dipende da noi? Le cose che dipendono da noi... tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi giudizio di valore, impulso ad agire,
desideri o avversioni, in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri. Non dipendono da noi il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche, in una parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri. Le cose che non dipendono da noi sono in uno stato di impotenza, di schiavitù, di impedimento e ci sono estranee. Ok, quindi che cosa dipende da noi? Dipende da noi la nostra saggezza, dipende da noi il nostro atteggiamento, dipende da noi, come dicevamo prima, la capacità di reagire alle cose. Non dipende da noi la bellezza, la salute. Dopo è chiaro che se io sono stato fortunato in un certo senso e sono nato con un corpo sano e io mi applico tutti i giorni a distruggere il mio corpo, cioè è chiaro che questo dipende da noi, ma in generale nascere in un modo piuttosto che in un altro, nascere in un paese ricco piuttosto che in un paese povero, questo non dipende da noi, non è assolutamente un nostro merito, tra l'altro, ecco. Ma soprattutto non dipende da noi ciò che gli altri pensano di noi. Le reazioni che gli altri hanno alle nostre parole dipende da noi, le reazioni che gli altri hanno ai nostri gesti non dipendono da noi. E certo che anche qui bisogna, cioè, sempre, capire, cioè, dipende che cosa ho fatto. È chiaro che se io insulto dal nulla una persona, ok, non dipende da me la sua reazione, però insomma, forse ho contribuito a creare questa reazione. Però quello che ci vuole, secondo me, la cosa interessante che ci vuole trasmettere Epiteto è: esempio, se io mi offendo per qualche cosa, sono io ad offendermi, potrei anche non offendermi. È chiaro che c'è da fare un grande lavoro su di sé, un grande lavoro personale, però è esattamente così. Sono io che mi offendo, sono io che mi arrabbio. C'è quella bella storiella Zen, adesso non la ricordo esattamente, però la sorella della rabbia, che appunto è un maestro che dice al suo discepolo, lo discepolo che è sempre arrabbiato, eccetera, appunto racconta questa storia per cui c'è questa persona, questo lottatore che è bravissimo, ha sconfitto un sacco di avversari, a un certo punto arriva uno, un avversario, che incomincia ad insultarlo, ad insultarlo, e lui non dice niente, lui non reagisce. E alla fine gli chiedono: ma insomma, perché ti sei fatto prendere in giro in quel modo? E lui dice: beh, ma io non, nel senso, io non, semplicemente lui era arrabbiato con me e io non ho accolto la sua rabbia. Se arriva qualcuno e ti porta un dono e tu non lo vuoi, che cosa fai? Non lo accogli. Se ti arriva qualcuno e ti porta la rabbia e tu non la vuoi, cosa fai? Non l'accogli. Anche qui non sto istigando a non reagire mai alle provocazioni, a farsi bullizzare, cioè non è questo il discorso, bisogna chiaramente prendere le mie parole con le pinze. Però sicuramente l'esercizio di distinguere ciò che dipende da noi da ciò che non dipende da noi è un esercizio importante. Un'altra massima che io trovo molto bella in Epitteto è la seguente: non sono le cose, ma i nostri giudizi, cioè noi stessi, a essere responsabili dei nostri turbamenti. Nella maggior parte dei casi, indubbiamente accadono talvolta cose che sono oggettivamente per noi che viviamo in questa circostanza, in questa vita, in questo corpo, tremende. Però molto spesso noi soffriamo per cose che non sono tremende. Quindi non sono i fatti del mondo la causa dei nostri dolori, la causa dei nostri turbamenti, ma sono i nostri giudizi su quei fatti, i nostri pensieri su quei fatti. E Epiteto invita sempre a distinguere quello che noi percepiamo davanti a noi, quelle che sono le nostre emozioni, dalla realtà delle cose. Molto spesso noi abbiamo delle percezioni che riguardano molto più noi stessi, che c'entrano molto di più con noi stessi, con quello che è risolto in noi, con il nostro passato, con le esperienze passate, con quello che ci hanno detto, con quello che dicono i nostri genitori, con quello che dice la società, piuttosto che con quello che è accaduto veramente. Quindi anche fare questo discorso di distinguere la nostra percezione dalla realtà, questo è importante. E volevo leggere un commento proprio di Pierado a questa massima,
I miei occhi vedono l'immensità del mare, le onde, il cielo, e io sento il rumore dei flutti. Questo è il contenuto della mia rappresentazione, dunque di ciò che mi appare. In occasione di questa rappresentazione io formulo un discorso interiore, un giudizio. C'è vento, le onde sono forti, non si vede più la terra. Fino a questo punto si tratta di una constatazione. Ma poi si aggiungono altre rappresentazioni che provengono dal fondo di me e non dalla realtà che contemplo. Affacciandomi sull'abisso, non vedendo più la terra, io mi smarrisco e mi immagino che dovrò inghiottire tutto questo mare se dovessi naufragare. Cos'è dunque che ora mi turba? Il mare? No, il mio giudizio. Quindi il mio pensiero, la mia anticipazione. Infine Epitteto dice moltissime cose, quindi non infine, ma un'altra delle cose che voglio ricordare è che tutto quello che abbiamo in prestito, non solo i nostri oggetti, la nostra casa, il nostro lavoro, tutto è in prestito, ma anche la nostra famiglia, anche i nostri figli, anche la nostra vita, tutto è in prestito, non è scontato che tutto questo ci sia. Gli stoici praticavano spesso forme di meditazione proprio per imparare un certo distacco, per imparare a distinguere ciò che dipendeva da loro da ciò che non dipendeva da loro, per imparare a distinguere le proprie percezioni dalla realtà delle cose, e soprattutto per imparare a distaccarsi dalle cose che sono appunto in prestito. Tra le meditazioni più importanti che facevano vi era sicuramente la meditatio mortis, la meditazione sulla morte, immaginare ogni giorno di dover morire di lì a poco, e questa sembra una cosa tremenda, soprattutto quando la si racconta a dei ragazzi di 16 anni. In realtà, se tutti i giorni noi pensassimo che la nostra vita non è scontata, che potremmo morire da un momento all'altro, forse la godremmo appieno e forse eviteremmo anche tanti litigi, tante arrabbiature, tanti rancori. Proprio pensando che in realtà io ci sono adesso, ma potrei non esserci più. Un'altra meditazione che facevano gli stoici, la meditazione malorum, la premeditatio malorum, quindi immaginarsi anche qui delle disgrazie, ma anche questo non è da fare per, come dire, assorbire energia negativa, ma sempre all'interno poi di questo contesto. E poi vi era anche il viaggio nel cosmo, ovvero immaginare di allontanarsi sempre più dal nostro corpo, dalla nostra realtà, di andare nello spazio, di immaginarci in mezzo agli astri, di andare poi su una stella, su un asteroide, su quello che vogliamo, e guardare da lì alla vita sulla Terra e vedere come tutto si ridimensiona, vedere come tutto diventa piccolo, come noi ci affanniamo continuamente poi per cose che non sono così importanti. Ecco, la meditazione credo, e questo ormai è risaputo, la meditazione è un'abitudine importantissima, qualcosa che ci aiuta davvero moltissimo a crescere, ad acquisire consapevolezza, oltre che appunto un'attitudine molto calma e molto rilassata. Lo stoicismo mi piace molto anche per la sua concezione di cosmopolitismo, e il cosmopolitismo è qualcosa che secondo me dovrebbe veramente essere recuperato. Non mi soffermo troppo su questo, se no il video viene veramente troppo lungo. Volevo solo leggervi un commento che una filosofa contemporanea statunitense che si chiama Martha Nussbaum appunto scrive rispetto allo stoicismo e al cosmopolitismo. Gli stoici si considerano cittadini del mondo, come anche un altro filosofo che vedremo a breve, che si chiama Diogene, il cinico. Fin dalle sue origini greche, il pensiero stoico è antisettario e antinazionalista, fermamente contrario a quelle fedeltà anguste che fanno dell'agone politico luogo di competizione tra gruppi, invece che di deliberazione razionale intorno al bene di tutti, al bene dell'intero. Abbiamo visto come ogni seguace dello stoicismo debba considerare il proprio bene come interconnesso in vario modo con quello degli altri e fare dell'ordinata interconnessione del mondo il soggetto base della deliberazione. Il che non significa sottoscrivere l'ordine esistente, ma significa pensare a se stessi come
come facenti parte non di un organismo locale o settario, ma di una realtà autenticamente globale, e di pensare che la propria famiglia principale è costituita da tutti gli esseri umani. E qui prosegue dicendo cose molto interessanti. Secondo me questo è molto importante. Non è appunto buonismo, non è come si dice, indifferenza, piuttosto che appunto passività, non reazione alle cose, non è sottoscrivere l'ordine esistente, ma è proprio pensare se stessi come facenti parte di una grande famiglia che è costituita da tutti gli esseri umani, non dalla mia comunità, non dalla mia nazione, non dalla mia regione. E questo credo che sia una prospettiva che mai come oggi dovrebbe essere recuperata. Comunque mi piace lo stoicismo perché, oltre a essere preso da altri due, in qualche modo, in modo diverso ovviamente, ma da altri due filosofi che mi piacciono molto, che sono Hegel e Nietzsche, credo che l'essenza dello stoicismo si ritrovi poi anche nell'essenza di molte grandi religioni. Per esempio nel buddismo, per esempio nell'induismo, ma anche in alcune forme di Islam e in alcune forme di cristianesimo. Partendo dall'induismo, vi voglio leggere quelle che sono le quattro leggi della spiritualità che si insegnano in India. La prima, la persona che arriva è la persona giusta. Seconda, quello che succede è l'unica cosa che sarebbe potuta succedere. Terza, il momento in cui avviene qualcosa è il momento giusto. Quarta, quando una cosa finisce, finisce e bisogna lasciarla andare. Una frase molto celebre di Buddha, quindi passando dall'induismo al buddismo, non c'è una via per raggiungere la felicità. La felicità è la via. E qui, no, non è più appeso, però era appeso fino a poco tempo fa, lo recuperiamo. Questo che... appunto, per ricordarci sempre appunto che non è la meta che conta, ma è il viaggio, è un po' la stessa cosa. Appunto, non c'è una via per raggiungere la felicità, la via deve essere la felicità. E volevo anche citare poi un intellettuale, un maestro sufi, quindi all'interno dell'Islam: non dolerti, tutto ciò che perdi ritorna in una forma diversa. E qui si riprende un po' appunto la legge di conservazione dell'energia di Lavoisier, a cui forse avevamo già fatto riferimento, non mi ricordo. Per quanto riguarda espressioni invece del cristianesimo interessanti che possono essere in qualche modo collegate a questa visione, rimando invece al modulo sulla filosofia cristiana.